Non so se vi rendete conto, questa è una mano d'oro, è stato un avversario, no, è stato un avversario, ma anche un idolo per me. Hai per due parole? Sì, 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 sì. Perché guarda, Sani quindi ha un'accademia anche, sì, okay? Quindi se riesci a dare un consiglio ai più giovani per diventare buoni giocatori, ma soprattutto per diventare buoni tiratori. Ok. Dove guardo? Qua o qua? Qua, ok. Buonasera a tutti. Un paio di consigli per diventare bravo tiratore. Come avete visto qui avete la macchina che vi insegna, che vi fa vedere i dati dove si possa migliorare veramente tanto. Ma quello che è la cosa più importante secondo me, che oggi lo vediamo raramente, che tu devi essere sempre pronto per tirare. Quindi sempre aspettare la palla, non che palla viene a te, ma che vai tu verso la palla, così anticipi il tempo e guadagni la velocità. Insomma, questo è quello che riguarda il tiro, ma in generale ragazzi non c'è altra via che tirare e andare in campo e divertirsi giocando pallacanestro. Ecco. Grazie. Guarda solo per te la tua dotazione. Sì? Sì. Le spinte. Adesso non c'è perché sono in camicia, quindi. Dovrebbe essere sopra 130. Con l'assassino Dom Lovers e siamo a Final 8 di Coppa Italia e vi aspettiamo a Gen Ken quando? Tutto questo weekend? Tutto questo weekend. Invece d'estate? D'estate sei... siamo a Ken, questo qua. Invece d'estate tu sei ospite a farti una vacanza e venire a chiedere. Grazie mille, grazie. Via, me lo mandi per favore? Sì, è suo. Ti do la mail, no, mi serve per la scuola. Ecco. Ah.